Pareva che gli mancassero alcune doti fondamentali, un certo carisma che naturalmente l'uomo politico, come tutti gli uomini pubblici, eh, deve, deve avere, eh, facilità di, di comunicativa, però di ne ha ben poca, parla in maniera stentata, il suo aspetto non è dei più incoraggianti, tutto, tutto questo. Poi però ho dovuto ricredermi, queste qualità gli mancano, ma ne ha altre. Ha ah, cioè una, una pazienza, una, una continuità di, di prosecuzione, di realizzazione del suo programma straordinario, un dominio dei propri nervi assoluto, una dedizione e anche la capacità rara negli uomini di concentrare tutti gli sforzi verso un traguardo. Lui assumendo il, il governo aveva un traguardo, l'Europa, doveva portare l'Italia in Europa, ce l'ha portata. Ce l'ha portata con eh, un maratonetta, insomma. Come? Un è un maratoneta, è proprio il contrario di Berlusconi. È un maratoneta paziente, lento ma che arriva. E che sembra alla fine così piacere anche di più agli italiani, stranamente, no? Non lo so se piaccia molto, questo non lo so. Eh, agli italiani ci vogliono per piacere, agli italiani eh, ci vogliono anche delle eh, qualità spettacolari che, che certamente Prodi non ha. Rifondazione comunista rimase fuori dall'ulivo, fuori dal governo, ma dentro la maggioranza. Nel governo Carlo Azeglio Ciampi ebbe la responsabilità dell'economia, ministro degli esteri fu nella sua terza incarnazione Lamberto Dini. Il governo si propose come obiettivo l'ammissione dell'Italia tra i primi alla moneta unica. Quell'obiettivo è stato raggiunto mediante una pressione fiscale tremenda che i sindacati favorevoli al governo non hanno combattuto e che il Paese è riuscito a sopportare. Una commissione bicamerale per le riforme presieduta da Massimo D'Alema ha bozzato una nuova magna carta della Repubblica ispirata al semipresidenzialismo francese. La coalizione ulivista ha retto, grazie anche alla favorevole congiuntura economica internazionale, nonostante qualche incidente come l'assalto al campanile di San Marco a Venezia da parte di un gruppuscolo secessionista nell'estate del 1997 o come la breve crisi provocata da Fausto Bertinotti nell'ottobre. Senta perché la crisi dell'ottobre 1997 è rientrata? È stata abilità o arrendevolezza sconsiderata quella di Prodi che ha accettato l'ultimatum? Di Bertinotti sulle 35 ore. Ma io credo che sia andata così. Prodi aveva il traguardo fissato, l'ingresso dell'Italia in Europa. Se ci fosse stata una crisi di governo in quel momento il traguardo non si realizzava, forse svaniva. E questo per una questione che, di cui Prodi evidentemente non sentiva la gravità, eh, forse aveva ragione, e l'imminenza, anche perché mi pare che l'applicazione delle 35 ore sia rimandata al 2001, 2002, non lo so, cioè al momento in cui noi saremo inseriti in Europa. E se l'Europa non adotta le 35 ore... Come fa l'Italia ad adottarla per conto suo e a mettersi in una situazione economica intenibile? Perché i costi di produzione aumentano, aumentano, aumentano gravemente e ci pongono fuori dalla concorrenza degli altri paesi europei, fuori della scala europea. Quindi, evidentemente, Prodi aspetta questo, questo, questa scadenza. Per dire che non si può fare e non si farà. Poi credo che non dia molto import molta importanza eh, a Bertinotti e in fondo eh, ha anche ragione perché Bertinotti però, così è una... Però anche lì ha saputo, sembrerebbe costruire un rapporto di buona convivenza con Ma Bertinotti. Ma sì, perché lui non vuole la crisi cioè di Guardano. Con... Certo, e siccome sa di avere a che fare con un povero sconsiderato, perché Bertinotti non è, un, non è una persona, è una macchietta, diciamo la verità, è una macchietta per parlando un linguaggio eh, arcaico e che purtroppo i mezzi di comunicazione gonfiano. Lui è un esibizionista, vuole essere sempre sul video, sui giornali, eccetera, il video e i giornali lo contentano. Lo presentano sempre con quella sua oratoria eh, da piazza populista, eccetera, eccetera, ma evidentemente eh, non è che concluda molto. Insomma. Comunque, Pronti, allora, uomo di pazienza. Uomo di pazienza è conta di arrivare all'obiettivo. Ecco, arrivare a quel momento. Quindi non cui, si perde in riga. In cui e... pot Potrà e dovrà dire, ma signori, noi non, lo, non possiamo applicare questa norma. Immagino che il suo proposito sia questo. Senta, Antonio Di Pietro, in un'altra veste, quella di senatore del PDS, è un aiuto secondo lei o un'insidia per l'Ulivo? Ma questo lo diranno i fatti e questo credo che dipenderà dall'uso che faranno di Di Pietro. Io penso che se a Di Pietro venisse affidato un dicastero operativo, io credo che Di Pietro si contenterebbe e vi darebbe il meglio di sé. Ma ce l'aveva. Quale? Non era ministro per un periodo, non è stato ministro dei lavori pubblici? Sì, va bene, ma è un'altra situazione. Bisogna dargli un dicastero con i relativi poteri. Io credo che se fanno questo, credo che Di Pietro potrebbe contentare e dare il meglio di sé perché come interventista eh, ha una certa consistenza, insomma, eh, Di Pietro sa far marciare la gente. Sì, quindi uomo d'azione. Uomo d'azione, Di parlamento. Altrimenti, altrimenti può diventare effettivamente una mina vagante per qualsiasi coalizione in cui, in cui si, si collochi. Perché gode ancora di, comunque di grande popolarità. Lui ancora gode di grande popolarità, sì. Questo risulta da tutti i sondaggi. L'Italia era stato uno dei paesi che avevano promosso gli accordi che diedero vita al mercato comune attraverso l'azione dell'allora ministro degli esteri Gaetano Martino, padre dell'attuale esponente di Forza Italia. E infatti il trattato fu firmato con grande solennità a Roma nel 1957. Anche Rigasperi era un sostenitore convinto dell'Europa. In seguito l'Italia si era sempre uniformata alla politica europea, i cui centri propulsori erano a Parigi e a Bonn sebbene dovesse pagare lo scotto della sua instabilità politica e dei molti problemi che accompagnavano il suo sviluppo economico. Quando tuttavia, nel febbraio 1992, venne firmato il trattato di Maastricht, esisteva un tale divario tra la situazione italiana e le condizioni imposte dal trattato da mettere seriamente in dubbio la possibilità che l'Italia partecipasse alla creazione della moneta unica entro il 1999. Nel 1992 l'Italia era lungi dal soddisfare uno qualsiasi dei tre criteri indicati nel Trattato di Maastricht. Il rapporto debito pubblico prodotto interno lordo era superiore al 120%, circa il doppio di quello previsto. Anche il rapporto tra deficit fiscale e prodotto interno lordo era alcune volte superiore al 3% fissato. Ma il dato preoccupante era soprattutto quello del tasso di inflazione, anch'esso gravemente squilibrato rispetto ai valori prospettati. I sacrifici di carattere fiscale e sociale che il Governo Prodi, primo governo con partecipazione dei postcomunisti, ha dovuto far accettare al Paese in funzione del suo ingresso nell'Unione monetaria, sono stati molti. Ai posteri, l'ardua sentenza di un giudizio storico più pacato su avvenimenti che si devono ancora svolgere, sebbene la litigiosità così diffusa nella politica italiana sia tale da gettare un'ombra, e più di un'ombra, sulle effettive ricadute in termini di stabilità della partecipazione all'Unione. Senta, per l'euro il governo ha trionfato, ma i critici osservano che risultati analoghi, se non migliori, sono comunque stati ottenuti sia dalla Spagna che dal Portogallo. Sì. Il risultato di questa nostra entrata in Europa, diciamo, è merito del governo o di regole che sono state imposte dall'esterno? A questo governo... Secondo me ha saputo sfruttare molto bene le, le regole che venivano da fuori e farsi lui il garante. Cioè dire, io non credo che l'Italia avrebbe accettato l'aggravamento del carico fiscale che ha dovuto accettare in questi, in questi ultimi tempi se a deciderlo fosse stato un governo italiano responsabile delle proprie azioni. Ma un governo che dice noi per entrare in Europa abbiamo bisogno di riportare i conti pubblici a un certo livello, eccetera, e quindi, e quindi.